is in love. How do I know? He came and walked with me. Responsabilità. Ti hanno appiccicato addosso un altro francobollo, questa eredità pesante di Falcao. Addirittura si dice che Falcao abbia in qualche modo imposto alla società il non trasferimento di Giannini, perché Giannini era uno da tenersi ben stretto, da coltivare. Ecco, è più un onere, un onore voglio dire, o più una responsabilità che tu invece tutti ti accolli addosso? Ma anche qui dipende un po' dal tifoso che valorizza la situazione. C'è il tifoso che dice sì, può giocare nella stessa posizione, però sai, è giovane, magari ha anche 22 anni, Falcao ne aveva 30 quando ha giocato qui e aveva esperienza e tanta classe, no? Diciamo che magari è superiore alla mia. Io cerco un po' di giocare nello stesso modo, però io sono Giuseppe Giannini, lui è stato Paolo Alberto Falcao. Man is in love. How do I know? He came and walked with me. And he told me so. In a song he sang. And then I knew a man is in love with you. A man is in love. How did I hear? I heard him talk too much. Whenever you're near, he whispered your name. When his eyes were closed, a man is in love, and he knows. Il mister mi ha lanciato nel calcio internazionale, penso che questo sia scontato. Quanto riguarda l'Idom, secondo me è stato un padre, cioè nel senso che mi ha voluto ed ero bambino, avevo 16 anni e mi ha portato subito in prima squadra nel ritiro a Brunico. Logico che poi certi rapporti non sono stati così approfonditi, nel senso che io giocavo in primavera e mi allenavo soltanto con loro. Mentre invece Eriksen è stato quello che mi ha lanciato e mi ha... Ci siamo, Peppe? Ma speriamo. Come speriamo? Speriamo perché ancora il mister non ha dato formazione ufficiale, però diciamo dall'allenamento forse qualcosa si è capito. Sì, ormai in pratica è diciamo sulla bocca di tutto e questa è ancora un'emozione, si vive ancora, tu che sei un professionista, ormai da parecchi anni, un'emozione particolare. Sì, le emozioni nel calcio te sai benissimo che esistono e ti vengono fuori in ogni momento particolare della carriera e anche oggi che è giovedì ho delle magari sensazioni che in altre volte non avevo mai provato.
Ecco, tra l'altro tu sei uno di quei pochi, lo diciamo anche a Baresi, che ha provato un po' tutti i giochi, cioè ha provato, sta giocando a zona, però con Vicini è abituato anche a giocare in un altro modo, seppur con qualche difficoltà, ma in questo momento non te ne importa niente, giocheresti anche a Ruzzi. Sì, appunto, giocherei anche in porta. Quadricipite, dai, scaldate bene. Vedono l'ora da entrare. Chi gli passerà per la testa? È incredibile. Io penso che per loro è un sogno.
sailing in a strange boat, heading for a strange shore. We're sailing in a strange boat, heading for a strange shore. Carrying the strangest cargo that was ever hauled aboard. We're sailing on a strange sea, blown by a strange wind. We're sailing on a strange sea, blown by a strange wind. Carrying the strangest crew. Se fosse possibile, tu firmeresti a vita per la Roma? Sì, perché no? Full of tears, flags, red.
come invece parlando dalla parte opposta, dalla sponda dei maligni, dicono che Giannini non ha molta personalità, è vero questo? Ma bisogna vedere cosa intendono per personalità. Ancora a proposito di responsabilità, ci proiettiamo un attimo in un futuro di sogno e immaginiamo che la prossima stagione in Coppa dei Campioni in finale ci sono la Roma e il Real Madrid. Al 90esimo sullo 0-0 tireresti il rigore per la Roma? Perché no? Adesso dirlo così la gente può pensare sì, davanti al televisore puoi dire qualsiasi cosa. Strange sea, blown by a strange wind.
wind. We're sailing on a strange sea, blown by a strange wind, carrying the strangest crew that ever sailed. We're riding in a strange car, we're following a strange star, we're climbing on the strangest ladder that was ever there to climb. We're living in a strange time, working for a strange goal. Living in a strange time, we're working for a strange goal. We're turning flesh and body into soul. Dopo rigore sbagliato, che però può anche essere decisivo in termini negativi, come è successo, ecco, come si recupera un certo tipo di credibilità nei confronti di se stessi quando c'è, sì, la palla, ecco, sul dischetto? Vedi, adesso ti sto portando a quel discorso, dicevi, della personalità e del carattere. Qui esce fuori un po' il carattere del giocatore, la voglia di riscattarsi, la voglia di dimostrare che si può sbagliare un calcio di rigore. Chi non lo tira non lo sbaglia. Ecco, diciamo che lì esce fuori veramente quei nervi, quella grinta che hai dentro per far vedere a tutti che è soltanto un episodio. Ero io rigorista e sono andato io sul pallone, quindi non va nessuna responsabilità ai miei compagni o tantomeno all'allenatore. Ero incaricato io, l'ho calciato. Sicuramente quando il rigore viene parato non è calciato molto bene. Thank you.
figured it out while he was watching you dress. He'd give you his all if you but agree. A man is in love and he's me. Ho scoperto di avere tantissime immagini, sì, di te, di questi anni, di un film che mi piacerebbe fare su Giannini, capitano della Roma.